Mister, 5 gol e quarta vittoria consecutiva. Qual è la sua analisi di questa partita? L'analisi è che abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo siamo state un pochino confusionarie, con tanta fretta di fare le cose dove non serviva, e anche se abbiamo creato, e secondo tempo molto, molto meglio, più ordinate, più concentrate nel compito, e quindi e poi sono anche venuti i gol, quindi sono state brave. Ora 2 settimane di sosta, poi ci sarà il big match, possiamo dire, contro il Parma fuori casa. Come si lavorerà per affrontare questa sfida? Un po' sulla linea dell'entusiasmo, viste le 4 vittorie consecutive, ma con concentrazione, visto il grande impegno alle porte. Ma assolutamente sì, c'è entusiasmo dopo le vittorie che abbiamo fatto, e ci deve comunque sempre essere la voglia di migliorare, e soprattutto questa settimana qua, dove magari metteremo dentro anche nelle gambe un po' di lavoro in più, e poi prepareremo Parma. Sappiamo che tipo di squadra è una squadra costruita per vincere il campionato, e noi cercheremo come sempre di fare la nostra partita. Oggi avevate tutte disegnato sul braccio il numero 17 per Veronica Pasini. Possiamo dire che questa vittoria è dedicata principalmente a lei? Assolutamente sì, è stata un'iniziativa delle ragazze ed è giusto così. La vittoria è totalmente dedicata a Veronica Pasini. Al suo posto però ha giocato Dalla Giacomo, che ha offerto sicuramente un'ottima prestazione. Qual è il suo punto di vista sulla partita che ha fatto oggi Stefania? Ma Steffi ha fatto bene, e anche lei come tutta la squadra, meglio il secondo tempo, con più decisione, con più convinzione nei propri mezzi. Infatti ha fatto anche la differenza, assolutamente. No, sono contento perché la prima partita faceva dall'inizio e ha fatto ottime cose.